Un dispetto, così ha definito l'onorevole Nino Germanà la brutta sorpresa trovata ieri quando ha scoperto che 3 dei 4 copertoni della sua auto erano stati tagliati da qualcuno. L'auto era parcheggiata davanti casa, in pieno centro a Brolo. Germanà ha subito presentato denuncia ai carabinieri e, per nulla intimorito, ha detto: portare avanti le proprie idee ha un prezzo e onestamente ho messo in conto sin da subito che la mia attività politica, tutt'altro che morbida su alcuni temi, potesse essere di disturbo per qualcuno. Sono certo però che è soltanto un dispetto, perché chi mi conosce sa che se fosse una minaccia hanno esattamente ottenuto l'effetto contrario. Per quel che mi riguarda, conclude l'onorevole, sono pronto a fare l'abbonamento dal gommista. Numerosi gli attestati di vicinanza e solidarietà arrivati dopo che la notizia si è diffusa, a cominciare dal presidente della regione Rosario Crocetta, che ha affermato: questi metodi sono inaccettabili e devono essere condannati, non si possono creare tensioni alla vita familiare di chiunque, alla vita di una comunità. Tra i tanti sono intervenuti anche il deputato Vincenzo Garofalo. Esprimo vicinanza al collega e amico Nino Germanà, ha detto, per il grave atto intimidatorio subito, e mi auguro che le forze dell'ordine riescano a fare chiarezza sull'accaduto in brevi tempi, assicurando l'autore del vile gesto alla giustizia. L'onorevole Beppe Picciolo ha voluto far sentire la sua vicinanza. A nome mio del Movimento Sicilia Futura, ha detto, esprimiamo al collega ed amico Nino Germanà solidarietà per il vile atto intimidatorio di cui è stato oggetto nella sua Brolo. Siamo certi che la Sicilia, che si riconosce nei più alti valori democratici, gli è vicina e lo invitiamo ad andare avanti per continuare a dare alla nostra terra un vivo ed esemplare contributo.